la presunta inferiorità degli aerei, dei sistemi offensivi e degli armamenti russi. Veloce, agile, ben armato e ben equipaggiato, il potente Sukhoi Su-27 Flanker è un punto di riferimento per tutti i caccia attuali. Con il progetto Flanker, la Sukhoi ha voluto realizzare un caccia facilmente manovrabile, dotato di un potente armamento e capace di operare a lungo raggio, di confrontarsi con l'F-15 americano e soprattutto di intercettare i bombardieri, i missili da crociera e gli aerei d'attacco a bassa quota della NATO. L'aereo, entrato in servizio alla metà degli anni Ottanta, è attualmente considerato il miglior caccia del mondo in termini di supremazia aerea, anche se fino all'88 la NATO non ne sapeva molto. Aveva appena qualche immagine ripresa dai satelliti. Il primo incontro ravvicinato degli occidentali con l'Su-27 risale appunto all'88, quando un Orion P-3 norvegese fu intercettato dai Flanker di stanza nella penisola di Kola. Il Flanker fu presentato al mondo occidentale solo nell'89, durante l'esposizione aerea di Parigi, e suscitò grande sorpresa fra gli esperti della difesa, ma anche fra il pubblico. Si esibì infatti in una serie di manovre che nessun caccia occidentale era in grado di emulare. Dimostrò così la sua sorprendente agilità e soprattutto il suo potenziale di combattimento. Le evoluzioni effettuate dal Flanker includevano la scivolata di coda e il Cobra, una decelerazione dinamica così chiamata perché nell'effettuarla l'aereo imita le movenze del Cobra mentre attacca la preda. Durante la dimostrazione, Viktor Pugachev, il pilota collaudatore del Sukhoi, fece bruscamente impennare l'aereo e lo riprese spingendone il muso in avanti, il tutto senza mai perdere il controllo del velivolo. Una versione navale del Flanker, l'Su-33, è in servizio presso il braccio navale della Marina, la VMF. Circa 30 Su-33 sono a bordo dell'unica portaerei russa, l'Admiral Kuznetsov, con compiti di difesa aerea. Il 1 settembre 89, Viktor Pugachev effettuò con un Flanker in versione navale il primo atterraggio con aggancio a bordo della portaerei. Il Flanker trasporta fino a 10 missili aria-aria, fra i quali l'R-27 e l'R-73 a media gittata. Verso la fine degli anni Ottanta, la Sukhoi ha cominciato a elaborare una nuova versione del Flanker, l'Su-27M, che entrerà in servizio con la sigla Su-35 e sarà più agile del suo predecessore. Nelle immagini lo vediamo esibirsi nell'uncino, e cioè in un Cobra eseguito lateralmente. L'aereo incorpora molte caratteristiche nuove, canar per migliorare la manovrabilità, un innovativo sistema di comandi fly-by-wire, motori potenziati, contromisure elettroniche più efficaci e un moderno glass cockpit con tre visualizzatori multifunzione a colori. Qui vediamo la famosa scivolata di coda. L'aereo è dotato anche di un nuovo radar multifunzione utilizzabile in modalità aria-aria e aria-suolo, capace di seguire fino a 15 obiettivi entro un raggio superiore a 350 km. In modo aria-aria può seguire 6 obiettivi contemporaneamente. L'Su-35 trasporta un armamento standard costituito da missili a corta e media gittata sotto le ali, oltre a 3 missili antistazioni radar volanti montati sotto la fusoliera e con una gittata presunta di 400 km. Un'altra versione evoluta del Flanker che entrerà presto in servizio nell'aviazione russa è l'Su-32FN, concepito proprio come l'americano F-15E per condurre raid a lunga distanza. Si distingue per la fusoliera avanzata e per i due posti di pilotaggio affiancati. Nell'aviazione russa, oltre al Flanker, troviamo il MiG-29 Fulcrum. Questo aereo dimostra che la tecnologia aerospaziale russa ha raggiunto e in alcuni casi superato quella occidentale. Il missile da duello aereo R-73, R-73 Archer, ha infatti manovrabilità e gittata maggiori dello statunitense Sidewinder. Entrato in servizio alla metà degli anni Ottanta, il Fulcrum è dotato di molti dispositivi assenti sugli attuali caccia delle potenze occidentali. Fra questi, un sistema a raggi infrarossi di ricerca e tracciamento per la rilevazione di obiettivi passivi e un visore montato sul casco per il monitoraggio fuori asse dell'agile missile Archer durante i combattimenti aerei.
Le prestazioni e l'agilità del MiG sono simili a quelle dell'F-16, dell'F-18 e del Mirage 2000, sebbene i suoi sistemi non siano altrettanto perfezionati. Il MiG possiede tuttavia un'agilità sorprendente perché riesce a eseguire evoluzioni come il Cobra che non sono alla portata dei suoi rivali. Per il combattimento a medio raggio il MiG è equipaggiato con il missile R-27, nome in codice NATO AA-10 Alamo, disponibile in due versioni, l'R-27T con guida agli infrarossi e R-27R con guida radar semiattiva. Utilizzato dalle forze aeree di 25 paesi, il MiG-29 è indubbiamente il supercaccia più importante del mondo. Sviluppato alla fine degli anni 60 come l'F-15, il Grumman F-14 Tomcat è da 20 anni il miglior intercettatore a lungo raggio. È stato concepito per proteggere a grande distanza le superportaeree americane dagli eventuali attacchi dei bombardieri sovietici. Attualmente continua a offrire una combinazione senza pari di radar e armamento. Il suo radar AVG-9 può rilevare fino a 24 obiettivi aerei simultaneamente e impegnarne 6. L'armamento principale è rappresentato dal missile AIM-54 Phoenix. Ogni aereo ne trasporta fino a 6. Si tratta del missile a più lunga gittata esistente, con un raggio d'azione di circa 250 km. Il Tomcat non è solo un lento cacciatore di bombardieri. Due volte nel corso di combattimenti aerei, questo grande velivolo dalle ali a geometria variabile ha dimostrato di essere efficace in scontri ravvicinati. Nell'81, quando due Sukhoi Su-22 libici furono abbattuti dai Tomcat della Marina americana, e ancora nell'89, quando due MiG-23 libici caddero sotto il tiro degli F-14. Il Mirage 2000 degli stabilimenti Dassault è uno dei migliori caccia multiruolo oggi esistenti. Viene utilizzato dall'aviazione francese ed altri 6 paesi. Il 2000C è la versione da intercettatore. Può compiere anche missioni aria-suolo e trasporta fino a 6 tonnellate di missili e bombe per gli attacchi di precisione. Due speciali versioni biposto sono state sviluppate per l'Armée de l'Air per effettuare attacchi convenzionali e attacchi nucleari pre-strategici. Durante l'operazione Desert Storm, i Mirage 2000 furono usati dalla Francia e dagli Emirati Arabi Uniti per numerose missioni difensive a protezione dello spazio aereo saudita e degli Emirati. I 2000C del 5° Escadre de Chasse svolsero anche missioni di scorta ai cacciabombardieri Jaguar. Il Mirage 2000 è un eccellente mezzo da combattimento aereo, con un grado di manovrabilità simile a quello dell'F-16, dell'F-18 e del MiG-29. Per combattimenti a breve distanza è armato con due missili Magic 2. Nella versione più recente, la 2005, è equipaggiato con nuove armi e sistemi di navigazione, fra i quali il missile Mika, il radar RDY, migliori contromisure elettroniche e una nuova strumentazione. Il Mirage è stato utilizzato dalle Nazioni Unite in Jugoslavia per numerose missioni di pace. Il Panavia Tornado ADV, nella versione per difesa aerea, è l'intercettatore ogni tempo della Royal Air Force, capace di operare in qualsiasi condizione meteorologica. Per soddisfare particolari necessità di interdizione e attacco dell'aviazione britannica, è stata sviluppata una variante del multinazionale Tornado IDS. Le missioni che l'ADV ha svolto in clima di guerra fredda sono essenzialmente due: protezione delle vie d'accesso alle forze NATO a nord e a ovest e difesa aerea a lungo raggio del Regno Unito e delle sue forze marittime. Questo ha comportato l'intercettazione e la neutralizzazione di bombardieri sovietici armati di missili a centinaia di chilometri dal Mare del Nord e dall'Oceano Atlantico. L'ADV è entrato in servizio nella RAF nell'85 e attualmente è in dotazione a 6 gruppi di prima linea. 24 ADV sono stati invece venduti alle